Credo che ci sia un passaggio fondamentale nella nostra professione. Io come infermiera ho iniziato avendo paura di non essere in grado di eseguire le tecniche, di essere brava in quello che facevo. Una volta poi acquisita la sicurezza pratica, si arriva al momento in cui ci si chiede, si va più a fondo nel rapporto con il paziente, ci si chiede se effettivamente stiamo facendo tutto il possibile per migliorare quella che è la sua qualità di vita. Si passa su un altro piano. Io ho incontrato una persona che mi ha molto emozionato nel reparto di oncologia. Era una signora di 45 anni e mi sono resa conto subito che avesse bisogno di un'assistenza personalizzata, che non bastava seguirla in maniera standardizzata. E abbiamo creato subito un legame molto forte. E le ho proposto una tecnica in cui credo molto, che è l'ipnosi. E la cosa bellissima è che questa paziente, che aveva passato l'ultima settimana, in uno stato, aveva dolori molto forti, non riusciva a riposare, non si alimentava più. Dopo la nostra seduta di ipnosi è riuscita a rilassarsi e mi ha fatto poi un dono grandissimo perché, rilassandosi, lei è riuscita ad accettare la sua malattia, ha capito che era arrivata al punto in cui poteva lasciarsi andare e nel mio ultimo turno lei mi ha aspettata ed è mancata salutandomi praticamente, mi ha ringraziato perché io le avevo portato quello stato di benessere di cui aveva bisogno per poter andare avanti. Per me è stata un'emozione fortissima, abbiamo avuto un momento di condivisione molto intenso e so che anche se io non sono riuscita a fare niente per fermare la sua malattia o per impedire che morisse, sono sicura di averle regalato un momento in cui è stata bene, un momento in cui si è sentita libera dal peso dell'ultimo periodo e questa penso che sia la gioia più grande che possiamo avere noi infermieri.